traguardo importante e significativo. Festeggia 25 anni di sacerdozio Don Mario Pasqua, parroco della chiesa di Santa Maria del Carmine a Torre del Greco. Una ricorrenza nel segno dei ricordi e delle emozioni. Un'emozione così grande, devo dirti la verità, un'emozione che prima di tutto lode e ringrazio il Signore perché sono arrivato a 25 anni di sacerdozio, una vita veramente a metà di un bel traguardo donato proprio alla Chiesa. E c'è un'emozione veramente forte per questi giorni che stiamo vivendo. Chi è Mario Pasqua prima di diventare sacerdote? Chi è? Una domanda molto bella, una domanda che tocca veramente il cuore. Una persona che ha vissuto il suo passato in una vita bella sociale, con tante difficoltà, con tanti ostacoli, con tanti dolori, ecco, con tanti dolori che mi hanno toccato anche la vita. Ma un ragazzo che ha sempre vissuto nell'azione cattolica. La mia vocazione nasce nella chiesa del Buon Consiglio a Leopardi, tra amici, tra azione cattolica, tra divertimento e tanti momenti di gioventù. In un mondo del lavoro, ho lavorato. Che lavoro hai fatto? Ho fatto tanti tipi di lavoro, perché io non volevo mai pesare sui miei genitori, ma l'ho conquistato da solo ogni cosa. Perfino quando ho fatto la gita della scuola media, questo è bello che ricordavo, io ho lavorato per prendere quei pochi soldini per poi fare questa gita, perché non ho mai voluto pesare ai miei genitori e loro non mi hanno mai ostacolato in niente. Faceva da giovane Mario Pasqua con gli altri amici? Giocavi a calcio? Cosa facevi? Ma un po' di tutto. I giochi che oggi forse non ci sono neanche più. Noi abbiamo vissuto negli anni 80, 70, il calcio, il nascondiglio, come si dice napoletanamente, un guardatelle. Tanti giochi che ci facevano stare insieme. Come dice Don Bosco, nel giocare si conosce l'altro. Mario, 24 anni trascorsi quasi totalmente in questa parrocchia, ci sono stati momenti difficili, cosa ricorda in questi 24 anni? Quando sono diventato sacerdote nel 99, fu l'unico che della mia classe che fu trasferito e venivo dalla chiesa di Porto Salvo, dove lì ho fatto gli ultimi anni di seminario fino a diventare diacono e poi mi hanno trasferito nella chiesa del Sacro Cuore ad Ercolano. Il 5 settembre ho avuto la nomina nella chiesa di Santa Maria la Bruna insieme a Don Franco Contini. Poi il vescovo, il Cardinal Giordano, mi chiamò perché dovevo venire qui nella chiesa del Carmine perché Don Antonio Profumo aveva avuto una malattia, la malattia del secolo. Era all'inizio del 2000. La prima volta che sono venuto qui al centro di Torre del Greco, come tutti ben sappiamo, c'era solo l'oratorio del Beato Vincenzo Romano e iniziai a mettere insieme ai ragazzi un oratorio. E quell'anno si iscrissero più di 250 bambini, non avendo spazi però, la nostra comunità del Carmine ha pochi spazi. E all'epoca chiesi al preside della scuola di San Francesco d'Assisi. E quell'anno incominciammo a fare l'esperienza dell'oratorio. Un ricordo triste o un ricordo felice di questo percorso? Triste ce ne sono state tante, quando alcune persone della parrocchia, alcuni fedeli ci hanno poi lasciato, come per esempio ricordo sempre, e lo porterò nel cuore, quel giovane che ha vissuto nell'oratorio con me,
il caro Francesco Frammosa, che ha tanto lavorato pure nell'oratorio, ma il Signore lo chiamò a sé attraverso una malattia, la perdita di Don Antonio, ma tante persone, tanti fedeli che quando vivono con te e poi il Signore si chiama a sé, è sempre un dolore. Percorso non privo di difficoltà e momenti difficili, ma sempre sorretto da una grande fede e dalla capacità di donarsi al prossimo. Un impegno profuso ogni giorno per la sua comunità, a cui è profondamente legato. Sono sempre pronto per la comunità e do. Il prete si sposa la sua comunità ed deve essere sempre disponibile, pronto a dare. A dare con cuore e con amore. Essere prete vuol dire proprio questo, il donare come ha fatto Gesù, si è donato, come fanno tanti altri preti, devo dire pure la verità, che donano la loro vita per le comunità. Auguri Don Mario. Grazie di cuore.